Ciao ragazzi, siete dei grandissimi. Allora, che bella giornata, Che bella giornata. Sono le 7 e sono uscito solamente per fare questo video. Non ci vedo, considerate? Ancora non ho riacquisito la vista. Ma va bene così, ragazzi. Va bene, la Roma ieri ha vinto 3-0 e ci sono tante cose da dire di questa partita. Allora, innanzitutto la Roma, diciamo, stavo già sentendo partita sontuosa, biribim biribam. Secondo me la Roma ieri ha vinto perché ha aggredito la partita, ha avuto la fortuna, gli si sono girati gli episodi dalla parte giusta, ha giocato con una squadra che non è un tipo di squadra che ci può mettere in difficoltà dal punto di vista tattico. E poi i calciatori hanno preso coraggio e fiducia, che è quella che è mancata gli ultimi 6 mesi. Coraggio e fiducia che ti sono stati tolti durante l'anno anche da voi sapete chi, ammaestrati e, diciamo, gente che ha studiato per fare questo. Ci hanno tolto l'entusiasmo all'inizio stagione e i calciatori della Roma senza entusiasmo perdono qualità. Non siamo il Barcellona di Guardiola, siamo una squadra normale con giocatori buoni che aveva entusiasmo e con l'entusiasmo può fare delle giocate tecniche un po' migliori rispetto al solito. Ieri tecnicamente i calciatori hanno sbagliato poco, a parte Ibañez sempre che ci regala delle grandi gioie, ma tecnicamente i calciatori hanno sbagliato poco e si è visto, cioè ho visto Mkhitaryan fare sombreri, fare dei tocchi di prima precisi, Abraham impostarsi bene sul gol del 2-0 che non era facile, Karsdorp anche giocare alla fine un ottimo primo tempo, un secondo tempo horror, ma va bene così, l'abbiamo portato a casa senza l'espulsione ed è stato già un miracolo. Pellegrini mettere dentro quella punizione che cominciano a diventare tante, perché quante sono 3 quest'anno, comunque non sono poche, cioè comincia a diventare un elemento importante il calcio di punizione di Pellegrini. Ieri ha fatto una punizione pazzesca e alla fine questo è quello che fa la differenza. Le occasioni ne abbiamo avute parecchie, quella del 4-0 che mi avrebbe regalato 485 euro, lo voglio ricordare così, ma va bene dammi, non ti preoccupare, si è cagato un gol clamoroso, bastava camminare, andare dritto e avrebbe smarcato il portiere e invece no, ha deciso di aprire il piattone, non si sa bene per quale motivo, poi un giorno forse ce lo spiegherà. E la Roma ha sorcassato la Lazio per questo motivo e devo anche dire che diciamo raramente si individuano le colpe anche dell'avversario quando uno perde così, ma ieri loro hanno sbagliato tutto lo sbagliabile, quindi alla fine è stata una non partita, come ho detto ieri sera. Cioè mi risulta difficile andare a giudicare la partita di ieri perché non c'è stata partita, cioè è stata veramente noi contro niente e alla fine va bene così, chi se ne frega, come dire, qual è il problema. Abraham continua a segnare, ha segnato una valanga di gol quest'anno, ne ha segnati tanti, è un giocatore che c'è, sta in campo e ieri non c'era in campo, poi peraltro è uno dei temi del video che non c'era in campo Zaniolo, che probabilmente ha dato un po' di imprevedibilità, anche il fatto di dover scendere sempre con la stessa formazione in linea attacco obbligata, con le stesse situazioni sempre obbligate, probabilmente semplifica la vita pure all'avversario, cioè a chi prepara le partite dall'altra parte, perché se tu vai sempre in campo con lo stesso modo e i calciatori cioè non c'hai imprevedibilità lì in attacco, secondo me l'assenza di Zaniolo questo ha dato, anche perché in questo modo la Roma non ci ha mai giocato, abbiamo infoltito un po' il centrocampo e siamo ripartiti bene, non a caso poi quando gli esterni arrivano a crossare si fa qualcosa, cioè mi è sembrato, è andato tutto bene ieri, cioè non c'è una cosa che poteva andare meglio ieri, assolutamente, cioè magari poteva segnare Zaleski su quell'azione lì quando ha tirato quella mozzarella di destro, ma per altre cose che cosa poteva succedere ieri? Mkhitaryan ha fatto un partitone, ha preso una traversa chiaramente su deviazione, ma comunque c'è stato, dalla situazione è nata la questione del primo gol.
Cristante ha fatto una verticalizzazione spettacolare sulla situazione del secondo gol, poi palla che arriva a Mkhitaryan che l'appoggia perfetta con i giri giusti a Karsdorp per crossare, perché è lì che fa la differenza, cioè il passaggio non doveva andare 10 cm dietro, 10 cm avanti, è andato perfettamente dove doveva andare, perché poi se non incominci a fare i passaggi perfetti non lo fai. E il secondo gol sono passaggi puliti, perfetti, fatti proprio al centimetro, ed è quello che ha fatto la differenza. Stop. Questo è l'analisi della partita. Poi altre situazioni di gioco, ma in difesa hanno giocato bene. Smalling ha fatto toccare una palla Immobile, insomma. Smalling, diciamo che su questo tipo di giocatori di solito è abbastanza affidabile, si esalta perché poi lo mettono sul piano fisico, il suo dramma è quando deve impostare con i piedi, che veramente ha due sinistri ed è una problematica. Bagnes ieri ci ha fatto sognare un'altra volta, Mancini alla fine ha fatto una partita onesta, niente di che, e pace. E Rubatrice, come ho detto ieri sera, ha fatto un'ottima partita, sebbene non abbia fatto chissà quali grandi parate, ma ha dato sempre sicurezza alla difesa, che è quello che non ha fatto il loro portiere, e bene così. Allora, c'ho un paio di temi in canna, mo alla fine è un anno che non riesco a fare video con continuità, e oggi mi voglio costare la trasmissione delle radio stereo dalle 10 alle 14, perché hanno cambiato evidentemente, c'è un approccio negativo nei confronti della Roma, soprattutto di Thiago Pinto. Non lo so, non passano informazioni, quello di prima le passava, non lo so. A me i giornalisti mi hanno rotto tutti il cazzo, tutti, e mi dispiace perché Orsini era uno di quelli che ritenevo volesse il bene della Roma a prescindere. Dato che mi hanno rotto tutti il cazzo i giornalisti, è un anno che si cerca in tutti i modi di mettere in evidenza le problematiche che ha avuto la Roma, perché poi alla fine le ha avute, non è che sono tutti perfetti, e si sta screditando Thiago Pinto in tutti i modi, senza sapere neanche che cazzo fa Thiago Pinto nella vita. Si scredita Thiago Pinto, e praticamente Abraham e Rubatrice l'ha preso Mourinho, e Çomurodov, che c'ha la foto con Mourinho famosa, no, quella l'ha preso Thiago Pinto, che ha buttato i soldi. Vigna l'ha preso Thiago Pinto, che è un coglione. Si fanno questi ragionamenti, no? E va bene. E poi si è preso di punta Pellegrini, che sapete, non è che io l'abbia difeso così tanto nella sua storia, ma quest'anno cioè, bisogna dargli atto che c'è stato, anche con i numeri, ragazzi, c'è stato. Quindi quando ci sono i numeri che parlano, per carità, puoi esprimere un giudizio se ti piace o non ti piace, ma Pellegrini c'è stato con i numeri, e ieri ha messo dentro una punizione fantastica, e non era la prima dell'anno, perché poi l'aveva messa pure con la Juve prima di quel dramma. Quindi è a Cagliari, cioè punizioni importanti, ragazzi. Quindi il discorso è che adesso si è preso di mira Pellegrini, no? Cioè ci si parte la mattina: come posso rompere il cazzo? Allora rompiamo il cazzo a Pellegrini. Ed è un po', sono 3-4 mesi che rompono i coglioni a Pellegrini, secondo me senza motivo, perché la Roma ne ha avuti di difetti ben più grandi, come per esempio gli esterni di centrocampo, cioè Vigna e Karsdorp hanno fatto malissimo. Ci manca chiaramente un giocatore al centrocampo che riesca a fare un cambio di gioco senza aspettare un quarto d'ora. Abbiamo altre problematiche. Zaniolo per esempio ha giocato male le ultime partite, e si è rotto i coglioni a Pellegrini. Ma detto questo, la critica ci può stare. Il problema è quando la critica trasuda premeditazione, cioè proprio volontà di fare la critica e di rompere i coglioni. E si sente dalle 10 alle 14 su Teleradio Stereo, si sente questa cosa qui, sebbene loro continuino a negare, si percepisce questa cosa qui. Ma non sono solo loro, mettete pure altre radio, cioè ogni tanto accendono Rete Sport, è sempre a romper cazzo e ci partono. E vabbè, però, e biribim, biribam, e biribim, biribiu. E non si può sentire, cioè, già nel periodo è difficile, no? La gente poi dopo si vuole ammazzare, cioè, è proprio una rottura di cazzo continua.
perpetua. Che palle, cioè, che coglioni, veramente. Questo è il tema Pellegrini. Un altro tema, l'ultimo che mi viene in mente, ce ne sono tanti, ma comunque sia, 7:30 di mattina. L'ultimo che mi viene in mente è quello di Totti, su cui sono usciti articoli di giornale per la questione della vita privata, no? Cioè, la Zucchelli, un'altra di Rete Sport, vedi, sono imparziale io, cioè mi stanno sul cazzo tutti. La Zucchelli, che fa gli articoli sulla Gazzetta, le indagini per i problemi tra Totti, Ilari e altri cazzi, quando Totti l'aveva detto che sono questioni private, poi veramente, diciamo, io Totti l'ho visto sempre, ci sono cresciuto come un fratello, e quando si è messo contro la Roma, chiaramente non è che potevo prendere la parte di Totti. Però se c'è una cosa che mi dà il cazzo è quando veramente rompono i coglioni sulla vita privata. Poi per una persona che ha dato tutta la sua carriera calcistica per la Roma e si è sacrificata per la Roma, chiaramente dal punto di vista lavorativo, perché questo è stato, chiaramente dall'altro lato ha avuto un amore eterno da parte della città e dei tifosi della Roma, ma comunque dal punto di vista lavorativo si è sacrificato e non tutti l'avrebbero fatto, quindi quantomeno non è, no, quantomeno merita molto più rispetto di qualsiasi altra persona possa avere quei tipi di problemi. Poi i giornalisti possono decidere fare quello che vogliono, hanno il tesserino, loro sono dei grandi e va bene, portatori di verità, ci possono dire quello che vogliono, però mi sembrano delle inchieste veramente allucinanti, e il fatto che comunque la Roma continui a postare foto di Totti di qua e di là mi fa credere che il ritorno di Totti in società sia vicino, o comunque sia possibile quantomeno. Ma io veramente spero che possa tornare Totti in società e possa andare d'accordo con la Roma, ancor più se questo gli possa dare una tranquillità anche professionale e di vita, perché poi mi sembra evidente che comunque con la Roma lui è legato, anche perché ci è cresciuto dentro la Roma, e se la Roma gli può fare questo favore in un momento comunque particolare della vita, io spero che la Roma lo faccia, perché lui ci ha aiutato in tanti anni di disastro, di veramente di bassezza emotiva e morale, ci ha tenuto su, ci ha fatto essere felici in anni di merda. Quindi se la Roma può aiutare Totti, io spero che lo faccia. Ecco, questa è l'unica cosa che volevo dire. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, anche perché a una certa ho finito il giro di Pomezia, sono partite come al solito 2 euro di benzina. Quindi ragazzi, mi raccomando, mettete like e iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Ciao a tutti e ciao a tutti quanti.